tutti amici, buongiorno. Oggi vi voglio far vedere i pulcini di una settimana. Ho Amrok, Cemani, Livorno Oro e Livorno Argento. Poi ho buttato un po' di uova delle mie. Non so, ci dovrebbero essere dei Marans. Ora vediamo comunque. E ci troviamo qua nel rustico dove ho anche la FIEM con un'incubata con dentro 70 uova. Vi lascio in descrizione il link per andarvi a vedere il video della incubatrice FIEM. Adesso iniziamo con farvi vedere alcuni pulcini di una settimana che stanno iniziando a mettere il piumaggio. Sono Allora, fantastici. questi sono dei giovani pulcini di una settimana, 8-9 giorni diciamo, 8-9 giorni, eccoli qua, sono dei giovani Amrok. Se notate, stanno iniziando, ehi, ma che carini che sono stupendi. Bisognerebbe trovare dei piccoli lombrichi e provare a dargli da mangiare. Aspettate un attimo, vado a cercarli. Nulla ragazzi, non l'ho trovato, piove troppo forte, mi dispiace, avrei voluto farvi vedere appunto come sono ghiotti già di lombrichi, già da piccolini, è proprio un istinto. Allora, vi volevo far vedere la spettacolarità che iniziano già a avere a 8-9 giorni. Se voi notate, guardate il piumaggio, poverino, guardate il piumaggio, inizia già a formare per bene tutti i suoi colori che determinano la razza Amrok. Eccolo qua. Pulcini di 8-9 giorni. Adesso vi voglio far vedere. Che ecco, bravo, bravo, in diretta. Complimenti. Allora, adesso vi voglio far vedere invece. Questo forse non è un Amrok. Sì. Perché siccome che ho preso anche il Livorno Oro e Livorno Argento, no, ma no, no, ma è un Amrok anche quello. Benissimo, ora vi faccio vedere i cemani. Ecco qua i giovani cemani. Purtroppo non mi si sono schiuse tutte le uova, peccato. D'altronde non erano uova mie, per cui non sapevo, insomma, se erano sicure al 100% le fertilità. Comunque non ha importanza, sono contento. Quattro sono nate. A vederli così mi dà l'impressione che questo qua, il più piccolino, possa essere una femmina, mentre gli altri potrebbero essere tre galletti. Hanno già sviluppato anche un po' di coda, questi giovani cemani, questo specialmente, guardate che codina che ha. E se vedete, sono già belli neri, hanno praticamente sia le zampe, il becco, la cresta ancora non si è formata. Questo è proprio fatto veramente bene, questa giovane gallinella, non saprei. Questo qua può darsi, guardate che coda che ha, non so se riuscite a vederla. Bravo, mangia, dai, bravissimo, bravissimo. Fai vedere anche agli altri come funziona. Dai, ecco come pizzano. Beccano bene. Allora, dicevo, sono stupendi. Ora stanno iniziando a mettere il piumaggio. Ora vi voglio far vedere questo che ce l'ha già abbastanza sviluppato. Eccolo qua. Ora non so se notate il colore. Eccolo qua. Sono già belli neri. Vai, vai giù. Ok. E cos'altro dire? Adesso vi voglio mostrare anche, diciamo, il collo nudo, che era un esperimento che ho fatto collo nudo con una gallina ovaiola e diventa una bella gallina, insomma. Vi mostro anche quella. Come dicevo, ecco qua il collo nudo. Guardate che piumaggio che sta facendo. Sembrerebbe dalle zampe, poi magari mi sbaglio, un gallo, però io ancora non li so riconoscere. A 8-10 giorni, francamente, ci sono, diciamo, esperti che sono veramente bravi, ma io purtroppo non sono ancora a quei livelli. Guardate che spettacolo che
Guardiamo se. Tieni, dai. Non si fida ancora, eh? Quando crescono, poi dopo che ti riconoscono, vengono subito a mangiarti anche sulle mani. Ti dove vai? Dai che cadi dal tavolo. Mettiti qua, fatti vedere. Lui ora non mi ricordo. Potrebbe essere un Livorno. Poi vedremo quando si svilupperà tra un po' di periodo. Sono un po' immobili. Non si vogliono far vedere ancora, ma teniamoli un secondo che magari si iniziano a, ecco, iniziano a familiarizzare un attimino con il nuovo ambiente. Cerchi i tuoi amici, i tuoi fratelli? Sono di sotto. Fai vedere che bello che sei, colletto. E niente, diciamo che per questo video è tutto. Magari ve li farò vedere tra un mesetto, quando hanno, diciamo, messo per bene il piumaggio e riusciamo a notare anche tutti i colori belli dettagliati. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale e se avete delle domande, lasciatemele nei commenti. Io il prima possibile vi risponderò a tutti. Ciao e ci vediamo nel prossimo video.